Andrea Cerioli è il nuovo tronista di Uomini e Donne. L'opinionista del programma, Gianni Sperti, ha speso parole molto belle per lui. Uomini e Donne, Andrea Cerioli sul trono per la seconda volta. Andrea Cerioli era già stato sul trono di Uomini e Donne nel 2015. Il ragazzo aveva deciso di affrontare l'esperienza dopo il Grande Fratello e dopo la scomparsa della madre. Per questo, secondo lui, non è riuscito ad essere lucido. Infatti, alla fine non aveva scelto nessuno, anche se ha intrapreso una storia con una sua corteggiatrice una volta fuori dal programma, lunga quasi 2 anni. Oggi è tornato in televisione grazie al ruolo di tentatore a Temptation Island VIP, e ha deciso di riprovare ad affrontare il percorso da tronista. Uomini e Donne, il percorso sentimentale di Andrea Cerioli. Nella sua prima avventura a Uomini e Donne, Andrea aveva conosciuto Valentina Rapisarda, la ragazza che non ha scelto nel programma, ma che poi ha rivisto fuori, iniziando con lei una relazione di 2 anni. I due poi si sono lasciati male, e lui è stato scelto per fare il tentatore a Temptation Island VIP. In quel contesto ha conosciuto Alessandra Sgolastra, che gli è piaciuta molto. Tra i due è nato una sorta di flirt, ma poi la ragazza ha deciso di ritornare con il suo ex fidanzato. Sarà pronto Andrea per innamorarsi di nuovo? Andrea Cerioli, le parole di Gianni Sperti. Su Uomini e Donne Magazine, Gianni Sperti si è detto contento di rivedere nel programma Andrea Cerioli. L'opinionista ha una bella opinione del ragazzo, perché è convinto che sia senza filtri, e con una bella testa. Penso che questa nuova formula sia adatta a lui. Sono sicuro che troverà l'anima gemella, perché è testardo, caparbio, in cerca di sentimenti. Poi ha aggiunto di avere un sogno per Andrea, ma che non svela nulla. Di cosa parla Gianni Sperti? Si riferisce forse ad Alessandra Sgolastra. Spera che la ragazza scenda per corteggiarlo?